Sottosegretario, il disegno di legge mira a rafforzare la tutela dell'ambiente mediante nuove norme deterrenti atte a fornire alla magistratura e alle forze dell'ordine strumenti adeguati per reagire in maniera più incisiva alle condotte criminali diffusissime e talvolta senza scrupoli e dunque a contrastare gli illeciti a danno dell'ambiente stesso, i cosiddetti ecoreati, e a danno della salute dei cittadini. Ecco, gli emendamenti della Lega Nord, così come le considerazioni dei nostri interventi, sono scaturiti da riflessioni che condividono l'obiettivo del provvedimento. Tutelare l'ambiente significa tutelare lo Stato e le condizioni di vita di ognuno di noi. E il provvedimento, incamminandosi lungo questo percorso, ha fatto sì che la Lega guardasse positivamente alle finalità rispetto alle quali il disegno di legge si incardina. Reputiamo importante tutelare l'ambiente attraverso l'introduzione delle nuove fattispecie giuridiche come i reati di inquinamento ambientale, di disastro ambientale, del traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, oppure l'impedimento del controllo. Guardiamo anche con positività all'introduzione non solo delle condotte penali, quindi sanzionatorie, ma anche delle cosiddette condotte riparatorie, quali all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e della bonifica, al ravvedimento operoso e alla confisca. Complessivamente, quindi, c'è un nostro giudizio positivo rispetto al fine. Ma l'approfondimento del tema, grazie anche alle audizioni che hanno fornito diversi punti di vista, hanno messo in luce criticità che vogliamo evidenziare. La prima nostra considerazione è che il testo ha tenuto poco conto dell'attività svolta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti, lavoro che invece, cari colleghi, dovrebbe essere considerato per il perfezionamento della legislatura, altrimenti che cosa le costituiamo a fare le commissioni d'inchiesta? La relazione Pecorella della scorsa legislatura, ma anche le tante audizioni disposte dall'attuale bicamerale, evidenziano che i magistrati delle procure, a partire da quelle lombarde, venete, liguri, criticano fortemente la norma che ha attribuito la competenza a indagare sul traffico organizzato dei rifiuti alle procure distrettuali antimafia ai sensi dell'articolo 260 del testo unico sull'ambiente. I magistrati ci dicono che le indagini sui reati ambientali nascono sul territorio, ma appunto nelle ipotesi di traffico organizzato di rifiuti la procura investita dalla notizia di reato è costretta a fermarsi e a trasmettere gli atti a quella distrettuale, arrivando così a depotenziare le indagini che non hanno più il seguito che avrebbero potuto avere. In pratica succede che il trasferimento della competenza alla DDA fa perdere quella maggiore confidenza o collaborazione che c'è sul territorio tra le singole forze di polizia e gli uffici del pubblico ministero presso ciascun tribunale. Tutto ciò senza considerare il fatto che il passaggio di competenza grava le direzioni distrettuali di un ulteriore onere rispetto ai gravosi carichi derivanti dal contrasto alla criminalità mafiosa, competenze alle quali, ricordo, si sono aggiunte anche quelle in materia di terrorismo. L'ISIS che bussa alle porte di casa ha maggiore priorità o no rispetto ai reati ambientali? Confermando ovviamente che nell'ipotesi in cui i delitti ambientali siano commessi da associazioni mafiose debba scattare la competenza della procura distrettuale, era opportuno che, aderendo alle specifiche richieste delle procure circondariali, si dovesse ritornare ad affidare a quest'ultime anche il traffico organizzato dei rifiuti per conseguire l'efficacia dell'azione della magistratura. La seconda considerazione parte invece dal presupposto che il codice penale va rivisto con estrema cura e attenzione. Nel momento in cui si introducono nuove fattispecie di reato, regola impone che queste debbano essere scritte non in modo generico, ma secondo il principio di tassatività, cioè in modo chiaro e comprensivo. Questo è doveroso per evitare che il buon fine dell'introduzione di un reato si traduca poi in un eccesso di discrezionalità nell'applicazione del reato da parte del magistrato. E ad esempio con l'articolo 452 quinquies, che traffica del traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività,
per noi era e resta fondamentale precisare che cosa si intende per alto radioattività, in modo da sottrarre i soggetti coinvolti alla discrezionalità della scelta. E purtroppo questo emendamento è stato respinto. Questo per dire che noi della Lega Nord vogliamo evitare che una fattispecie delittuosa, introdotta col fine nobile di tutelare l'ambiente, diventi invece uno strumento che magari va a penalizzare i nostri imprenditori, la grandissima parte onesti, che già oggi sono particolarmente vessati dalle tasse, dalla burocrazia, dalla lentezza della giustizia amministrativa, non ultimo da Sistri, che si è rilevato una zavorra inefficiente e costosa. È per questo che per noi il provvedimento, certo migliorato rispetto al testo uscito dalla Camera, ma con espressioni troppo generiche, con il tiramolla di aggettivi, durevole, rilevante, poi è apparso il significativo e l'uso critico di avverbi come l'abusivamente, rischia di diventare un grimaldello per ostacolare lo sviluppo economico delle nostre aziende oneste, che già hanno difficoltà in termini di competitività a imporsi sul mercato. Guardate, colleghi, che non è irrilevante il rischio che responsabili di azienda, soprattutto di imprese di particolari settori, per via del timore di incorrere nelle nuove pesanti fattispecie di reato, decidano, per motivi di legittima cautela, di ridurre l'attività o le iniziative in essere, circoscrivendole a quelle esclusivamente necessarie per la sopravvivenza d'impresa. La terza considerazione, che è prettamente politica, la esprimo puntando il dito in modo particolare nei confronti del Partito Democratico. Il partito del Premier Renzi, da un lato, afferma che in questi anni sono stati introdotti troppi reati e quindi ne chiede la depenalizzazione, come avete fatto nei diversi provvedimenti svuota carceri, oppure, per stare all'attualità, come state facendo con il decreto legislativo in materia di non punibilità, che di fatto abroga ben 157 reati, mettendo ancora più a rischio la sicurezza dei cittadini. Dall'altro lato, invece, in totale incoerenza rispetto a quanto andate dicendo e agendo, introducete qui delle nuove fattispecie di reato con delle sanzioni particolarmente alte, formulate male, che paiono dettate da una generalizzata logica punitiva giustizialista. Non esiste che da un lato depenalizzate moltissime fattispecie delittuose e dall'altro oggi introducete, ripeto e sottolineo, seppur con un fine nobile, giusto e corretto, altre fattispecie delittuose per i quali il principio di tassatività è inosservato. Per concludere, quindi, bene il fine, bene la tutela dell'ambiente, per le quali la Lega, lo ricordo, si è sempre spesa, senza però penalizzare, senza però intralciare oltremodo il lavoro dei nostri imprenditori. Male invece, lo sottolineo, l'incoerenza della maggioranza in materia di norme penali. Da un lato depenalizzate, dall'altro invece, temo per pura propaganda, per populismo o demagogia, introducete nuovi reati con tanti elementi discrezionali. Un'ultima riflessione poi chiudo. Per tutelare l'ambiente non bastano nuove fattispecie di reati, servono i controlli del territorio, fornendo alle forze dell'ordine specializzate in materie non più mezzi e personale adeguatamente formato. Invece registriamo la volontà del governo di comprimere, se non persino di sopprimere, il corpo forestale dello Stato e con la Delrio di smantellare i corpi di polizia provinciale. Ciò lascia presagire che, nonostante l'introduzione di nuove norme penali, l'impatto, la forza di dissuasione e l'efficacia a livello di repressione di certi fenomeni rimarranno comunque circoscritte date le carenze operative sul campo. È proprio alla luce di queste considerazioni che il gruppo della Lega Nord, deluso per il comportamento superficiale di governo e maggioranza, si asterrà sul voto finale a questo provvedimento. Grazie.